6,2 infermieri ogni 1000 abitanti in provincia di Lecco, numero al di sotto della media nazionale 6,3 e più basso di quella europea 8,3. Nella giornata internazionale dell'infermiere tema centrale è proprio la sua carenza. Post pandemia dobbiamo rispondere a nuove esigenze, ma per farlo servono più infermieri, quindi misure per rendere più attrattiva la professione, ha detto il presidente dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Lecco. Oggi un infermiere che consegue una laurea triennale ha poi la possibilità di fare dei master, delle lauree magistrali e fino anche al dottorato di ricerca, ma per l'organizzazione attuale del sistema sanitario e della contrattualistica difficilmente vede riconosciute queste competenze nella propria pratica clinica. E adesso, con la fine della pandemia, è arrivato il tempo di smettere di ragionare in termini emergenziali. Gli infermieri non dovrebbero occuparsi solo delle condizioni acute di malattia, ma anche avere la possibilità di esercitare sul territorio per prevenzione ed educazione sanitaria. Un numero maggiore di infermieri si correla con migliori esiti di salute in termini di mortalità in caso di patologie acute e in termini di riduzione delle ospedalizzazioni per quanto riguarda l'assistenza per i pazienti cronici. In concreto, quello che viene richiesto adesso è appunto quello di rivedere i modelli organizzativi, prevedendo un maggior numero di infermieri al di fuori delle mura ospedaliere, che quindi possano prestare assistenza all'interno di contesti come per esempio le case di comunità, e soprattutto poi prevedere dei percorsi di valorizzazione della figura infermieristica che permettano la possibilità, ad esempio, di specializzarsi e di avere riconosciute appunto le competenze acquisite con la formazione post base.